ci spiego un attimino, voi che venite dalla Val Roya, sì, che problemi avete avuto, che problemi soprattutto lui ha avuto? Sì, beh, lui è uno, è un vero europeo, è stato arrestato sia in Italia che in Francia, per lo stesso reato di aiuto all'immigrazione clandestina o comunque un reato di solidarietà. In Italia è stato denunciato quando c'era ancora in auto l'ordinanza del sindaco che proibiva di dare da mangiare ai migranti al di fuori delle strutture, insomma, come la Croce Rossa o il Campo Roya. Invece, per quanto riguarda la Francia, è stato arrestato mentre trasportava 6 migranti eritrei dalla Val Roya, che è Francia, a Nizza, cioè lui li stava accompagnando affinché potessero chiedere asilo politico oppure continuare il loro viaggio. Ecco, voi avete trovato un modo per portare questi migranti in Francia, avvertite prima le forze dell'ordine, come funziona? No, non abbiamo trovato un modo per portarli in Francia, questo è ancora illegale e non è assolutamente possibile. No, è proprio per accompagnarli da Francia a Francia. Questi migranti arrivano nella Val Roya a piedi, dormono nella montagna e poi non li troviamo, li diamo da mangiare, li ospitiamo in casa e poi cerchiamo di accompagnarli a Nizza finché possano chiedere alla prefettura l'asilo politico. Fino a 3 settimane fa ogni volta che ci provavamo venivamo arrestati oppure e i migranti ricondotti in Italia direttamente. Adesso abbiamo trovato un modo, stiamo cominciando ad accompagnarli avvertendo appunto le autorità pubbliche perché c'è stata una presa di posizione del Tribunale di Nizza che ha riammesso alla richiesta di asilo politico 3 eritrei, una famiglia di eritrei, e questo è un precedente che ci dà la possibilità di accompagnarli, ricordo, da Francia a Francia. Li ha riammessi in Francia? Li ha riammessi a chiedere asilo politico. Il procuratore di Nizza ha ricevuto un richiamo. Esattamente, il procuratore di Nizza perché stava volando sistematicamente la legge. C'erano dei minorenni isolati, per esempio, che arrivavano nella Val Roya e venivano ricondotti in Italia direttamente. E questo è illegale, nel senso che non rispetta la legge. È stato richiamato il procuratore di Nizza, ha avuto un richiamo ufficiale, quindi. Puoi tenerlo ancora? Sì.